Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePad17 e oggi vi do il benvenuto sulla demo di WarioWare Get It Together, nuovissimo titolo per Nintendo Switch disponibile a partire dal prossimo 10 settembre 2021. Se siete interessati ad acquistarlo potete già preordinarlo a prezzo scontato cliccando sul primo link in descrizione. Com'è strutturato questo videogame? Praticamente racconta la storia di Wario e del suo team che dopo aver creato un videogame vengono risucchiati all'interno di quest'ultimo e devono superare più di 200 minigiochi per tornare nel mondo reale. Saranno tutte sfide diverse le une dalle altre, molto intense, ma con difficoltà variabile e adatte a tutti i tipi di giocatori. Avremo la possibilità naturalmente di poter utilizzare diversi personaggi, ognuno con le proprie caratteristiche, e tutti questi minigiochi li potremo affrontare da soli o con gli amici, online o offline. Naturalmente per giocare online avremo bisogno del Nintendo Switch Online. Ma adesso ragazzi, senza perdere altro tempo in chiacchiere, direi di provare la demo insieme. Ok ragazzi, eccoci qua, abbiamo raggiunto la città diamante. Mi sono dimenticato di dirvi che tanti minigiochi presenti all'interno di questo videogame saranno ispirati a titoli molto famosi tipo Animal Crossing, Super Mario Bros, Luigi's Mansion, eccetera, eccetera, eccetera. Eccoci qua, abbiamo raggiunto Wario. Il mio gioco è finalmente pronto. C'è anche il doppiaggio in italiano, eh. Fantastico. Cos'ha che non va? Occhio. Attenzione. Questa scena, sapete cosa mi ricorda? Mi ricorda tanto il film Jumanji, ma non quello con Robbie Williams del 1997. Il film Jumanji, il primo con The Rock, quando i ragazzi vengono risucchiati all'interno del videogame Jumanji. Una cosa del genere, ecco. Perché poi so che The Rock ne ha fatti due, ma sto parlando del primo, eh. Allora, questo è il menu principale di gioco. Andiamo su Inizia e clicchiamo su gioca mentre Wario atterra dentro al menu. Naturalmente per giocare basta un Joy-Con a testa, se decidete di giocare in due. Ora capisco perché mi sentivo così leggero. Sto fluttuando in aria. Sarà perché sono dentro il gioco? Vabbè, che importa. Sto volando. Ok. Il primo personaggio che potremo utilizzare è proprio Wario, che è alla continua ricerca di tesori e crea giochi per guadagnare soldi a palate. Adora l'aglio e si sente. Beh, almeno si guadagna da vivere in modo onesto. Wario attacca nella direzione verso cui è rivolto. Ok. Ok, quindi ci insegnano ad utilizzare i vari personaggi. Possiamo spostare i vari oggetti, anche quelli molto pesanti, e possiamo sconfiggere i nemici. Molto molto semplice. Ok, questo che caspita è? Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Come vedete alcuni minigame sono molto veloci da completare. Beh, penso che ci siano versioni anche un po' più complesse di questi minigame. E lui chi è? Cricket, Wario, eccoti. Aspira a diventare un grande guerriero e si allena con impegno con Master Mantis. Ama i ravioli ripieni. Ok, come vi dicevo all'inizio, saranno presenti anche altri personaggi, ognuno con le proprie caratteristiche. Infatti lui, per esempio, salta molto in alto. Facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto con Wario, premiamo il pulsante e via. Lui invece è 18 volt. Ehi, ci sono anch'io qui.
E guarda, posso lanciare il disco che ho sulla testa quante volte mi pare. Non mi devo neanche muovere. Proviamo a utilizzare anche lui. Va alle elementari, ma lo scambiano per un adulto. Rapper geniale e fan dei videogiochi retro. È amico di 9 volt. Ok, possiamo sparare con lui. E possiamo anche raccogliere gli oggetti e le monete. Sconfiggere i nemici. E possiamo spostarci. Ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo unire le forze. Scambiandoci ce la faremo. Ah, prendine due. Ok, ho sbagliato allora. Per quanto tempo? Ce l'abbiamo fatta, ok. Più veloce? Ok, attenzione che la difficoltà aumenta, eh. No, troppo lento. Abbiamo gonfiato il tipo nero. Lascia solo il dolcetto. Ce l'abbiamo fatta. Ancora più veloce? Ok, qui sono al riparo. Non ero sicuro, però era l'unica opzione. Dovevamo anche posizionarci sulla risposta corretta. Non ci credo, c'è anche Splatoon? Fichissimo! Hanno coinvolto anche... ma ve l'avevo detto! Che alcuni livelli, alcuni minigiochi sono... ispirati a titoli molto famosi. No, non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Poi, fuggi. Ok, ce l'ho fatta. Pensavo di non riuscire a saltare così in alto. Stavolta... ce l'abbiamo fatta senza problemi anche per quanto riguarda strappa i peli. Più veloce ancora? Raccoglili tutti. No, dai, ce l'avevo fatta. E adesso che succede? Sono esausto. Posso dare una mano? Lei è Mona? Una liceale sempre impegnata con il lavoro e altre attività. Sogna incredibili avventure e stravede per Mario. Per Wario. Non per Mario, per Wario. Ok, lei ha il boomerang come arma. Ah, il boomerang lo possiamo guidare noi. Fico. Informazioni 1. Oltre... ah, quello che vi ho detto prima. Oltre 200 minigiochi. Quotidianità. Questi sono i tipi di minigiochi presenti su WarioWare Get It Together. Puoi trovare questi e molti altri temi. Allora, noi usciamo e ci riprovo. Se no c'è anche la pratica comandi, eh. Comunque ci voglio riprovare. Dobbiamo riuscire a sbloccare altri due personaggi. Vai col primo minigioco, su.
Perfetto. Bravissima Mona. Beh, con Wario è abbastanza semplice, Basta aspettare che il tempo scada e siamo a posto. Sono semplici, però poi quando la velocità aumenta, si fanno un po' complicati, Più che altro perché abbiamo poco tempo a disposizione. Brava Mona. Molto semplice anche questo con questo personaggio. Trovato. Ad esempio lì nel ricercato penso che più aumenta il livello di difficoltà e più i tre si assomiglieranno l'uno all'altro. Pallone da basket, ok, mi è andata di lusso perché non avevo controllato cosa aveva in mano. Per un pelo, più difficile. Ok, si fa sempre più dura, Perché sono semplici, ma come vi dicevo prima, più aumenta il livello di difficoltà e meno tempo avremo a disposizione per pensare a cosa dobbiamo fare. Tieni in aria. Sì, ce l'abbiamo fatta per un pelo perché la stavo per perdere quella palla. No, sto qua non ce la faccio. Dovevo scacciare subito quella farfalla. Vai ragazzi. Abbastanza semplice. Per un pelo avevo finito il tempo a disposizione. Vedete che si assomigliano tutti. Viola, secondo me è Viola. Infatti. Ce l'abbiamo fatta. No, sono morto malissimo. Prendine 4. Che pelo, che pelo. Ah, ce l'avevamo quasi fatta. Ce l'avevamo quasi fatta. Però le banane sono pesanti da spostare. Vabbè, oh, 26 minigiochi abbiamo completato, Non male, non male. Ehi, ehi, anche noi vogliamo essere d'aiuto. Cat e Ana. Queste sono due sorelline che frequentano l'asilo. Non sono solo gemelle, ma anche delle ninja. Cat è la più grande. Ok, saltano senza sosta. Cat lancia gli shuriken sempre verso destra, Ana verso sinistra.
Ok, non sarà facile. Utilizzarle bene. Informazioni 2. Tanti personaggi stravaganti, per esempio c'è anche Jimmy. 9 volt, l'amico di 18 volt. Ashley. Ma sono bellini come personaggi, sono bellini. E naturalmente tanti tanti altri. Va bene ragazzi, eccoci tornati nel menu principale della demo di WarioWare Get It Together. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi possa tornare utile. Scaricate anche voi la demo direttamente dal Nintendo Shop, così avete la possibilità di provarla anche voi in prima persona. Se poi siete interessati ad acquistare questo titolo, vi ricordo che nella descrizione di questo video potete trovare un link per acquistarlo a prezzo scontato e riceverlo direttamente a casa vostra il day one, ovvero il 10 settembre 2021. Come sempre, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. Alla prossima, ragazzi!